Gli avvocati penalisti di tutta Italia per 3 giorni sono in sciopero per il rispetto del diritto di difesa. Bloccate tutte le udienze dei processi di ogni grado, che saranno così rimandate alla prima data utile. I motivi della protesta sono stati spiegati dall'Unione Camere Penali in un documento emanato in vista dell'apertura dell'anno giudiziario. La questione del rispetto del diritto di difesa, inteso non come tutela delle prerogative dell'avvocato, ma come elemento necessario nell'equilibrio del sistema giudiziario, deve entrare a far parte del più vasto dibattito sulla giustizia. Domenico Ciruzzi, presidente Camera Penale di Napoli. L'unico baluardo in difesa dei diritti dei cittadini è l'avvocatura. E l'avvocatura sta subendo delle striscianti aggressioni, alcune palesi, altre meno palesi, ma altrettanto gravi. Mi riferisco a tutta una serie di prerogative di indipendenza e autonomia dell'avvocatura che vengono messe in discussione. Faccio presente ancora che l'avvocatura ha sempre difeso strenuamente l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Ecco, diciamo che questa difesa delle prerogative dell'avvocatura non avviene da parte della magistratura. Addirittura in alcuni casi vi sono stati esempi di crimini, di tentativi striscianti di criminalizzazione che sono assolutamente ingiustificati e intollerabili per uno Stato democratico. Lo sciopero degli avvocati penalisti ha motivi legati al loro operato, in particolare al non rispetto continuo e palese della regola, chiara e netta, sul codice di procedura penale, che vieta le intercettazioni delle comunicazioni e delle conversazioni tra gli avvocati ed i loro assistiti, come spiega Valerio Spigarelli, presidente Unione delle Camere Penali Italiane. C'è un'accelerazione di comportamenti che non tengono in conto la legge processuale, si arriva addirittura ad imporre ai difensori di far transitare degli atti dal fascicolo del pubblico ministero, non si fanno le relazioni nelle corti d'appello, si arriva a superare perfino la ringa conclusiva. I cittadini devono sapere che tutto questo avviene, così come devono sapere che quando parlano al telefono con un loro avvocato, ahimè, è assai possibile che quelle conversazioni vengano ascoltate, perché anche questo succede in questo paese, ce ne siamo lamentati molte volte, siamo arrivati ad un punto per cui ci deve essere una forte iniziativa su questi temi.